Dove mi porti, Ioan? Questo è il mio ristorante preferito dove vengo sempre. E c'è il mio amico italiano che sta lavorando dentro. Che è lo chef. È lo chef. Io adesso gli faccio paura. Ciao, DJ! Porco cane! Questa è. Mi ha detto di riprendere tutto, eh? Ah, minchia, mamma, bellissimo. Allora, lui è il numero uno. Ci sei, è il boss. E poi abbiamo il secondo boss. Ciao! Che ciao, lui ciao, praticamente ciao. È il Saudi di Ben Affleck. Guarda la faccia, eccolo, è vero? Tu quello che vuoi mangiare, dici a lui. Cosa vuoi mangiare? Carne, pesce, verdure? Tu devi mangiare un po' di carne, no? Ma tu chi sei? Tu è il prossimo Iron Man. Iron Man. Tu sai cos'è? Hitman, Iron Man. Bravo, esatto. Mi sto allenando con Ioan per l'Iron Man. No, Iron Man era la più grande competizione che esiste al mondo, che non farò mai, che è troppo dura. Dove tu fai? Vediamo se te lo ricordo. Allora, 4 km di nuoto, 180 in bici. Chilometri! Minchia! E poi 42 di corsa. Ciao ragazzi, grazie! Non so se posso riprendere qui. Sì, 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 vai tranquillo. She wants to have a glass of red wine, nice one. Questo è un vino top. I have. Cosa mangiamo, Ioan? Allora, ho ordinato una cod de boeuf. Credo sia una fiorentina? Sì, una fiorentina. Ok, ci mangiamo una fiorentina con stasera. Con la purè di patate al tartufo e un'insalata mista con i pomodorini italiani che arrivano direttamente da Messina. No, sto scherzando. Ah, ti volevo far assaggiare questo. Praticamente è un prodotto. Payan. Quindi, vediamo. Lo assaggio? Allora, questo è barbabietola, è un concentrato di barbabietola. Esatto. Come uno shot. Apri la bocca. No, facci vedere. Tutto rosso. Questo? E questo? Questo adesso lo apri? Sì, sì, ma aprilo adesso, subito. Ma questo neanche è buono, vero no? Secco. Vai. Questo farà schifo uguale. Vai. Buono non è, ma meglio dell'altro sì. Questo invece è un concentrato di ciliegie. Esatto. Tutti i frutti rossi, antiossidanti, antinfiammatori. Ioan mi ha spiegato che tutti i frutti rossi sono antinfiammatori e antiossidanti. Quindi dopo l'allenamento, pum. Non mi sono mai sentito così un professionista come oggi. Diciamo che oggi abbiamo lavorato non bene, benissimo. Allora, lui si è allenato con la squadra la mattina, sì. E io la mattina ho fatto 10 km e poi il pomeriggio, dopo aver pranzato, siamo andati al centro sportivo dell'Eister. Eravamo solo io e lui e abbiamo fatto spinning. Un circuito di palestra e abbiamo finito con una sfida con la palla. Posso dirlo? Calcio tennis e... L'ho distrutto. Sì. Calcio tennis l'ho distrutto. Quanto hai perso? Non lo diciamo. Allora. E poi all'ultimo ragazzi abbiamo fatto... Abbiamo fatto il bagno. Allora normalmente dovevamo fare caldo e freddo. Però siccome eravamo un po' in ritardo abbiamo fatto soltanto il freddo. Però devo dire che lui si è comportato benissimo. Adesso fisicamente come ti senti? Una bestia, un animale. Domani si riparte, lo sai. Vabbè, almeno non piove. Ragazzi, oggi è il giorno della verità. Oggi ho la sfida contro Ioan. E andiamo al campo di allenamento ufficiale ad allenarci insieme. È riuscito a farmi avere un pass per allenarmi con lui e il suo preparatore atletico dentro il campo. Questa è una cosa che mi ha detto in Italia non succederebbe mai, mai. Quindi sono felicissimo. Però la sfida è, una parte sarà sull'endurance, quindi giochiamo a casa mia, e una parte sarà col pallone. E io ho strappato la possibilità di fare tiri in porta, perché è l'unica cosa in cui posso sperare di poter vincere. Perché io giocavo in porta prima, quando ero piccolino io facevo il portiere. E quindi io ho detto, ok, tu dammi dei guanti, scarpe da calcio, e facciamo i tiri in porta, i classicissimi tiri in porta. Rifaccio il letto e poi la grande sfida. Arrivo. Buongiorno. Ciao Ioan. Sono quasi pronto. Però cioè, mi metto. Ma veramente? Mi metto un pantalone e arrivo. Guarda, mettiti questo. Cos'è? È un qualcosina per te, capirai. Guardami e guarda te. Ma devo venire con queste cose? Proprio veramente. Con questo. 5 minuti.
Ragazzi, colazione. Mi sono vestito come mi ha detto Johan e praticamente sono vestito come ha vestito lui oggi. Eccolo lì. Allora, la nostra solita colazione. Succo di oggi? Sempre di fragola. Succo di fragola. I cereali. E via. Chef, ma a mezzogiorno? A mezzogiorno, yes, a mezzogiorno posso venire a mangiare? Allora, ragazzi, colazione con lo chef. Colazione con il chef. Oggi c'è il sole e dobbiamo essere tutti più felici. Diciamo che il sole in Inghilterra è come una special occasion, hai capito? Devi celebrare il sole, dobbiamo celebrare. E tu, campano, come fai a vivere qui? Ma che c***o ne so, sorry. Johan. Sì? Siamo per andare a fare la sfida. Voglio che metti la canzone che ti carica di più prima di un allenamento, perché ne hai bisogno. Adesso te ne metto una, guarda. Una bella. Vai. Un po' sul ritmo spagnolo. Caliente. Siamo quasi arrivati al capo, ragazzi. Today's the day. Mamma mia. Yeah. I try to do my best, especially with the ball. Yeah, okay. I think the goalkeepers with the young ones will be out. So they'll set that up and then hopefully when they've gone down you can finish off with that. Yeah? Sounds about okay. Yeah? Just don't come to me too much about the touch. The quality. Yeah, okay. Okay. Just let him work, yeah, and then yeah. I'll follow him. Yeah, sure. I don't want to yeah, sure. You choose which things you go into, and I will do everything, yeah. But I want him to work properly. Yeah, cool. Yeah, no worries. Yeah, let's go down here. Yeah, 10:00. You want to start? Just on this blue. Paige's on a jog. Just up to the blue up here. Carry on your jog. What you've been doing? Carries on. Sending him with a skip, a little bit bigger, big drives as we go through there. Start to load us up. All the way to the top, same on the way back, good. And then into a carry over. Start to wake the body up, that's good. Good, closing them up on the way back in as well. You want to just open through, accelerate. On the way back, you'll just do a squat. Good, feel through. Yeah, good. And then we go through, well done. Good. Great, yeah, cool. Okay. Just stay with my pace. Yeah. We'll work for 4 minutes, okay? 2, 1, off to go. Anche l'acqua è targata. Listo. Oh, sono già stanco. Porca vacca. Gianni invece è tranquillo. Dovrebbe essere il contrario in questo momento. Adesso mi riprendo. È un po' stanco. Ah, scusa. No, ho sbagliato là. Il tuo telefono continua a vibrare. Fan. Ivan. Yes. Sei stanco o no? Un pochino. Cazzo. Anch'io, Sì? Io ti dico la verità adesso. Sono un po' stanco, mi sono dimenticato anche di prendere lo spruzzino. Comunque, raga, è un sogno. Sono affaticato perché sono troppo emozionato. Touch and play. Good, well done, back in, ok. Well done. Yellow. Good. Nice, pressing there. Ball come in. Touch and play. Nice, fine, easy, good. Yellow. Good, ball's there. Good, come back out to me. Well done. Nice, well done you. Okay. Score is my best, so... Blue. Nice, ball's there, come and step onto it. Touch, play. Oh, lucky, back in. On your toes. Yellow! Good, ball's there, good. Touch and play. Left foot, right foot. Good, ball's going in there, touch and play. Good, you can take more than two. Ball's there, good. Touch, finish. Yeah! Oh! Questa la tagliamo, Well, in Italy it would be impossible to do something. Yeah? Okay, yeah. Okay. I know there's different ideas and different concepts, yeah. And things like that. So. No, in Italy everything is a taboo, everything is like top secret. Yeah, it's, sure. You cannot enter anywhere. Sure. Yeah. Anyways, stai riprendendo? Coach, what do you think? Can I come and play with Leicester?
I think you have a chance, but maybe you do more coaching with Johan, with your technical, Okay. Not even for bringing back the ball during the match? Maybe. We'll see. No chances. Yeah. No, thank you very much, coach. No problem. Good man. Well done. Okay, ragazzi. Tiri in porta. Qui più o meno mi sento a casa mia, anche se da forse 15 anni che non mi metto in una porta così grossa. Oppure guanti adesso. Allora ragazzi, sfida. Su 10 tiri in porta, vediamo quanti gol riesce a farmi Johan Benaluan. Anna, scommetti adesso senza che lui senta. Secondo me ne puoi parare 4. 4 su 10? Mi piace però. Numero 1. Bravo! Vai. Oh! Ci siamo? Minchia se ci siamo. Sembra 10-1. 10-1? No, 8-2. 8-2. 8-2. Grazie mille. No, grazie a te. Anche a Spielberg dietro la camera. Grazie a Anna che ha ripreso tutto quanto. Sai cosa voglio fare? Vorrei dedicare questo momento, perché è uno dei momenti che non dimenticherò mai nella vita. Sì. Essermi allenato a Leicester con te, come professionista, io voglio dedicare a mio padre, perché mi ha sempre accompagnato in tutte le partite che ho fatto quando ero piccolino, è sempre stato a fianco a me, quindi glielo devo dedicare a mio padre. E grazie mille per avermi dato. Quindi un grande saluto a lui e anche a tua mamma, che penso che ci tieni. Ok? Ciao ragazzi. Allora, sfida finita. Io direi, se sei d'accordo tu, più o meno pari e patta quella sull'endurance, sulla resistenza e la tecnica. No, devo dire che sull'endurance sei stato molto bravo. Vabbè, a parte il tocco di palla che è stato uno scandalo. Non era facile. Però dai, sei stato bravo, anche in porta non me l'aspettavo. In porta è finita, non è che mi ha... Non so, mi ha umiliato. Il filmino, non so se era... Mi sa che 9 su 10, se me ne vuoi regalare una. Sì, ma però hai fatto delle belle parate. Belle. Sì, tirava come se stesse giocando con suo figlio, però io sono felice lo stesso, mi voglio illudere che due parate belle le ho fatte. Vabbè, è finita così. Adesso ritorniamo ad essere amici, possiamo parlare. Sì. Adesso guarda, andiamo a bere qualcosa, andiamo in centro, facciamo un giro. Mi fai vedere Leicester? Sì, ti faccio vedere un po'. Vai. Fai vedere un po' il campo. Cioè, questo è... sembra erba finta, Johan. Sì. Veramente in Inghilterra per questo sono top. Non ti senti fortunato ad allenarti qua? Sai, il calciatore è sempre stato il mio sogno da piccolo, quindi essere qua e il sogno è stato realizzato, ma è sempre un piacere, soprattutto lavorare in queste condizioni. Dobbiamo ringraziare tutti i giorni la società. E quindi tu sempre hai voluto fare il calciatore? Sì, sempre da piccolo, da quando avevo 3 anni, non avevo 2 ma avevo 1, sempre in giro con me. Guardavo spesso questo cartone animati Oli e Benji. Esatto, e quindi anch'io andavo sempre in giro con il mio pallone. È vero che essere qua oggi è bello, perché abbiamo delle condizioni per lavorare ottimale. E ho sempre sognato di venire in Inghilterra, quindi è bello. Però io ho una domanda da farti, perché chiaramente tu hai raggiunto il tuo obiettivo. Sì. Però come fai a trovare sempre la motivazione giusta, l'ispirazione giusta per migliorarti? Il calcio è la cosa più bella che esiste per me. Una volta che hai nelle tue mani il tuo sogno, devi mantenerlo. Quindi per mantenerlo devi lavorare tutti i giorni, devi dimostrare che tu sei qua per un motivo e non per un altro. È una cosa che mi piace, quindi diventa un piacere. Cioè veramente io venire tutti i giorni qua
in campo, allenarmi con i miei compagni, tutto, cioè, è una cosa che amo. Ma riesci a sentirti fortunato ogni volta che, cioè, riesci a realizzare che sei uno su un milione? Per me la fortuna non esiste. Se tu vuoi avere qualcosa, devi andare a cercare. E, io l'ho sempre voluto, sono andato a cercarlo, ho lavorato e ho sudato tanto, e quindi dopo ovviamente ognuno dirà c'è questo pizzico di fortuna, che però secondo me se tu hai la voglia, se tu lavori e che nella tua, perché fa, è molto un lavoro molto mentale, no? Se tu nella tua mente sei forte, allora puoi raggiungere degli obiettivi che nemmeno ti immagini, capito? E che consiglio mi daresti per l'Ironman da professionista? Guarda, l'Ironman, sì, me la devo immaginare io, è una sfida veramente impossibile, perché però so che comunque tu sei un ragazzo forte mentalmente, che comunque hai fatto il giro del mondo da solo, abbiamo parlato anche dei tuoi futuri obiettivi, no? C'è una mente molto aperta, e penso che altro questo, sei veramente forte, c'è questa forza di volere raggiungere un obiettivo che è il tuo, non quello di un altro, ma proprio il tuo, capito? E quando il cuore ti porta a questa cosa qua, tu puoi andare ovunque, e secondo me tu farai grandi belle cose. Guarda che meno male che noi calciatori non possiamo né scommettere e non penso che si possa scommettere sull'Ironman, però se fosse un altro mondo l'avrei fatto. Una scommessa su di me. Sì, su di te. Grande Ivan, grazie mille davvero. Prego. Per questa esperienza. Okay. Grazie, ciao.